La carità è paziente, tutto copre. È una frase che prendiamo dal famoso inno di San Paolo che troviamo nella prima lettera ai Corinzi. È l'inno paolino sulla carità. La carità è benigna, la carità è paziente, la carità tutto copre, eccetera. Potete andarla a leggere al capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Bene, questa espressione riassume in sé, direi, il significato vero, autentico dell'amore. E dell'amore autentico. Certamente l'amore umano è qualcosa di eccezionale, ma la carità, che è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, è l'amore di Dio che trasfigura e eleva l'amore umano, è il modo, direi, perfetto di amare. L'amore umano è imperfetto. L'amore di Dio è perfetto, perché Dio è amore, ci ricorda l'Evangelista Giovanni. E allora è proprio con questa certezza che noi dobbiamo iniziare a far luce su questa fragilità, come dicevo nella puntata di ieri. Qui noi siamo sempre nella parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza a San Severo. Ecco, a proposito, devo correggere una data. Ieri ho detto che Giovanni Paolo II è venuto in questa parrocchia nel 1983. Esattamente, Giovanni Paolo II è venuto in questa parrocchia il 25 maggio del 1987. Lo stesso giorno, o meglio, lo stesso tempo, i stessi giorni in cui poi è stato anche a San Giovanni Rotondo, una visita che è incapitanata, se non ricordo male, durò 3 giorni. Allora, dicevo, la carità tutto copre, la carità è benigna. Dicevo già ieri che noi non dobbiamo meravigliarci più di tanto della delusione, del fastidio che delle volte provo nei confronti di un'altra persona. Certamente il fastidio che mi può procurare una persona che amo, la moglie, il marito, i figli, i parenti, è diverso dal fastidio che mi può procurare anche un amico che amo, no? Sono delle gradualità diverse, però è comunque un fastidio, è comunque un dolore, è comunque una fragilità. Quanti di noi dentro, io sì, a me nel passato ma anche oggi spesso capita di avere questo senso di fastidio verso le altre persone, che avere fastidio nei confronti di una persona non vuol dire che io sono sempre dalla parte del giusto, attenzione, ma tutti o si è nel giusto o si è nell'errore o si è sbagliati, tutti, ripeto, tutti abbiamo questo senso di fastidio. E nascondercelo, far finta di niente, dire che noi siamo buoni, dire che noi non proviamo queste cose, almeno per quanto mi riguarda, vuol dire non crescere né umanamente e tampoco crescere nel cammino di santità. E il cammino di santità viene sempre illuminato dalla carità. E quindi questa breve riflessione sulla carità oggi ci vuole aiutare a fare luce dentro di noi e aiutarci appunto a illuminando il cammino che stiamo e che abbiamo appena iniziato su come accogliere le ferite che gli altri ci procurano e su come reagire in maniera appunto intelligente e in maniera soprattutto evangelica e cristiana. Ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!